Resident Evil. Dobbiamo occuparci di un'epidemia, gente. Mettete la zona in quarantena. La città è andata. Mai visto niente del genere. Bene, dispiegate le forze speciali. Non stiamo parlando di un semplice raffreddore. Dobbiamo andare a fondo. Echo 6, a rapporto. DA, assalto, a rapporto. Harley, medico, a rapporto. Party Girl, sorveglianza, a rapporto. Tweed, demolizioni, a rapporto. Comando, Echo 6 a rapporto, richiediamo indicazioni. I rapporti ricevuti da Raccoon City nelle ultime 36 ore sono confusi a dir poco. Nessuno sa più che cosa credere. Contattate le autorità locali e riferite dettagliatamente sulla situazione. Raggiungete la centrale di polizia di Raccoon City e scoprite che cosa è successo. Ricevuto, comando. Echo 6, ci muoviamo. Ciao ragazzi, e sono Party Girl di GameStar News. Mai vista una zona calda così tranquilla. Ciao a tutti, sono DI, sempre di GameStar News. Cavolo Leo, non ti sei calato nel personaggio. Vedo dei civili più avanti. DI avrebbe ben altra voce. Aspetta che c'è un civile, guardalo, guardalo. No! Non c'è proprio civile. Che hanno quelli? Siete autorizzati all'uso della forza sui nemici. Basta. Facciamo la parte di quelli che vanno a vedere cosa succede. Questo ragazzi Leo mi ha maturato tantissimo. Il principio è sempre lo stesso, qui non si passa dalla porta e si ammazzano zombie dall'inizio. Ah, aspetta che i nostri telespettatori non hanno visto la porta perché io stavo andando a cazzeggiare su. Guardate la porta, un'erba non potrà essere raggiunta. C'era la capriola che l'ho portato. No, c'è il lancio lungo. Il mi butto per terra a modo di sapere. C'è un uomo per le spalle di strano. Ah, il cane. Sì, mi è arrivato un cane addosso. Abbiamo un compagno che brucia. Dai, no, non perdiamo troppo tempo che sennò il filmato verrà un po' troppo lungo. Guarda, questa malattia, ti prego non cercare i colli. No, i collezionabili verranno a me. Bravo, fatti incidere dei collezionabili, va a livello di caricare. Perché non ti ho aspettato? Cerchiamo di fare un gameplay veloce. Sì. Andiamo. Mostriamo di cosa si tratta con le poche persone che ci seguono. Allora, dobbiamo andare di qua. Guardi DI come prende il comando della situazione. Sì. Sono barriere architettoniche. Poi devo premere X per scendere, che devo perdere un quarto d'ora appena di capire. No, la scatarata ero io che ho tosso, il cane che è arrivato. Para. Io voglio bene i cani, però quelli zombie mi fanno un po' pressione. Abbiamo deciso di giocare a un livello di difficoltà umano, stiamo giocando a livello normale. Tutto per favorire un rapido svolgimento. La fluidità del gameplay. Dai, mi aiuti ad aprire. I giocatori devono essere qua. Secondo me c'è qualcuno che sta cercando di collezionare. No, una granata ho raccolto. Utile per dopo. Io dico così, ma è importante raccogliere i collezionabili del gioco perché vi danno punti esperienza che servono per comprare le armi. Fare un video. Cecchini. Si attaccano! Posizione difensive! Ricevuto, ecco coglioni, sì. Aprite il fuoco e neutralizzate il messaggio, fate in fretta. La sicurezza dell'ombrello! Sono infettato. Non sparare!
Andiamo qui là. Io non ho aspettato lui. Dobbiamo uccidere quelli là. No, è vero. Ci sei morto male. Allora, abbiamo... fa qualche info sul gioco? Se qualcuno ancora non lo conosce, è prodotto da Stance X Games, ovviamente per Capcom, che detiene i diritti di Resident Evil. Molti fan storici della serie hanno torto un po' il naso, però insomma, bisogna prenderlo come uno spin-off. È uno spin-off, stiamo... Hai i difetti, purtroppo, sì. Però rimane comunque un gioco godibile e divertente. L'idea di fondo molto carina è che ci troviamo nella Raccoon City dei primi capitoli della storia, dove possiamo uccidere Leo, che si è zombificato. No, dove rivisitiamo i luoghi storici. Nella campagna principale rivisitiamo il momento di Resident Evil 2, mentre in questa campagna rivisitiamo il momento di Resident Evil 3. Teoricamente per poco da incontrare Jill. Le munizioni sono finite! No, teoricamente perché... veramente non mancherà di rompere i coglioni. Dicevo teoricamente perché lo stiamo provando ora per la prima volta. Bella presa. Se dici così la gente poi non ci crede. A cosa? Che lo stiamo giocando per la prima volta. L'hanno rilasciato oggi. Non scarichiamo illegalmente giochi e delle cifre. Abbiamo fatto 12 filmati e falliti miseramente. Cavolo, spero che un minimo si ritengano capaci. Non dico mica tanto, anche perché finché ci sei in squadra anche te, capisco che lo possiamo avere. Io sono un grande contributo. Handicap per la squadra. Prova un po' ad aprire se riesco da nera. Questo DLC è spettacolare, guarda, non hanno neanche riciclato le ambientazioni. No, nemici compenso sì. Pesa 200 rotti mega. Per una volta Capcom non ha già inserito il DLC sul disco, mi hanno brutalizzato. Sì. Ma due ciccioni sul tetto. Come fai a essere sul tetto? Non muoverti. Te la sentiva. Boh. Mi sa che dovrei aiutare due secondi per terra. Oh, io mi godo la tua partita. Io ho appena fatto 800 exp consegnando le informazioni. Abbiamo spento i faretti. Si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Io sono resuscitato grazie ai faretti. Aua. Devo dire che il mitra avanzato qua a Log ne sa, eh. Ah, possiamo anche consigliarvi delle armi per affrontare i livelli. Possiamo non sappiamo neanche possiamo anche dirvi che non prendete fucile da cecchino. No, può essere un grande consiglio. Non usate neanche l'omino che diventa invisibile. Assolutamente no. No, volevo dire che i personaggi sono sempre 6 anche per questa modalità e sono gli stessi in versione buona, diciamo, cioè nel passato come termine della campagna standard. Se avete giocato un po' alla modalità competitiva in multiplayer, comunque li avete già conosciuti. Sì, si possono usare nel multiplayer. Niente di culo le armi. No, non mi servono quelle. No, cazzo, è uno sniper di merda. Dobbiamo fare qualcosa con giro? Boh, sul burino qua. Forse sotto. Per sbagliare strada. Non abbiamo ucciso tutto. Sì, ma deve aver attivato il computer sotto. Ti lascio solo 5 minuti e non metti il computer. No, veramente. Nell'altra stanza. Ci sono due cose da attivare allora. Tanto scarico altri 200 exp e sblocco un contenuto della galleria. Non hai raccolto i raggi. Cos'è lancia i raggi? Adesso dobbiamo lanciarli. Cazzo che so, la Capcom ha pensato questa missione per noi. Regalandosela. Ha comunque qualitativamente discreto. Mi dispiace, la Capcom ha fatto un cattivo nome questo Fighter Pro Step in questo DLC. Io mi sento il dovere di difenderla. Mi sento il dovere di guardare dietro che arrivano di dietro. Cioè,
ma forse non è più niente. Ah, me ne morto. Oh, non c'è tenuta sul fatto. Una fatality che non avevo ancora visto. Anch'io. Evviva! Sono uno zombie. I brigati uccidono il portale. E poi mi devo portare in vita prima che ti faccio unità. Poi vedo forse più di nuovo. Siamo un game over così. Facciamo vedere qualcosa del gioco, ma senza morire. Vieni col mondo per rianimare. Ok. Io uccidimi completamente. Va bene. Ok. Sono uno zombie. Ah no, sai che forse c'è il fuoco amico però, quindi questa modalità. Non lo so, siamo tutti stati infettati, praticamente tutta la squadra è stata infettata. C'è solo un'eroina in campo ed è Party Girl. Quid! Eh? Quid? C'è ancora Quid? No, c'è Party Girl, ok. Allora non ti tiro più. Se Quid è più figa io non ti tiro più. Voglio vedere, ti dico, l'acqua bordello. Vabbè, le rosse vincono. Però in questo caso io sono la bionda che sta bene. Quinto tira più su. Mi ha fatto giù, mi ha fatto fare giù. Per colpa tua che sparavi dal tetto invece che guardare tu.